In uno dei video precedenti avevamo visto la legge di Faraday, Neumann e Henry Lenz, secondo cui la circuitazione del campo elettrico lungo una linea chiusa L è uguale a meno la rapidità di variazione del flusso magnetico attraverso la superficie che ha per contorno quella linea L. Però non l'avevamo dimostrata. Ora la dimostriamo in un caso particolare, il caso del circuito con l'asta mobile che si sposta con una velocità istantanea V. L'asta si può muovere per vari motivi, per esempio perché è tirata con una forza, oppure perché era stata spinta all'inizio verso destra e continua a muoversi per inerzia. Comunque sia, sappiamo che l'allargamento dell'area del circuito causa un aumento del flusso magnetico attraverso il circuito stesso e quindi causa il fenomeno dell'induzione elettromagnetica, cioè il circuito reagisce creando una corrente indotta che va in senso orario in questo caso, in modo tale da generare un suo campo B indotto verso il basso, che cerca di contrastare l'aumento del numero di linee del campo B che attraversano, l'area del circuito. Questa in particolare è la legge di Lenz, cioè il circuito reagisce cercando di contrastare le variazioni del flusso magnetico attraverso di lui. Qui noi vogliamo ricavare la legge di Faraday, Neumann e Henry Lenz attraverso l'analisi microscopica di quello che accade ai portatori di carica all'interno del circuito. Il circuito metallico, in particolare l'asta, è piena di elettroni di conduzione liberi, che noi convenzionalmente immaginiamo sempre non come elettroni, ma come cariche positive. Prendiamo quindi una di queste cariche positive e vediamo che si sta spostando verso destra perché è trascinata dal moto dell'asta all'interno del campo uniforme B che viene verso di noi, cioè che va verso l'alto in questa figura. Dunque, su questo portatore di carica convenzionalmente positivo agisce la forza di Lorentz. Utilizziamo la seconda regola della mano destra, come al solito, quindi pollice, indice e medio. Qui sono rappresentati i vettori visti in questa figura, quindi la velocità va verso destra, il campo B, induzione magnetica, viene verso di noi e la forza di Lorentz per la regola della mano destra va verso il basso. Quindi è questa l'origine della corrente che scorre la corrente indotta che scorre nel circuito, perché tutti questi portatori di carica convenzionalmente positivi sono tutti quanti spinti verso il basso dalla forza di Lorentz. Poi a loro volta vanno a spingere per repulsione elettrostatica tutti gli altri portatori che riempiono tutto il resto del circuito. Ma la parte attiva, cioè la parte dove questi portatori ricevono effettivamente la spinta, è soltanto nell'asta tra C e D. Siccome l'angolo tra velocità e campo B è di 90 gradi, come si vede bene anche qua, la velocità va verso destra, il campo B va in alto, questo è l'angolo di 90 gradi, allora la forza di Lorentz la possiamo scrivere semplicemente il suo modulo come QVB. Però noi siamo abituati ogni volta che vediamo una corrente elettrica a pensare che sia il campo elettrico che spinge questi portatori di carica positivi. Quindi, invece che la forza di Lorentz, scriviamo una forza elettrica che sappiamo che ha la forma Q/E, e dal confronto con la forza di Lorentz deduciamo che è nato un campo elettrico tra C e D, rivolto da C verso D, che ha l'intensità data da E uguale a V per B, dal confronto fra queste due forze. E uguale a V per B è il campo elettromotore indotto nell'asta. Per dimostrare la legge di Faraday, Neumann e Henry Lenz in questo esperimento, calcoliamo prima il membro di sinistra, quindi la forza elettromotrice, poi la derivata temporale del flusso magnetico, cioè il membro di destra, e facciamo vedere che le due espressioni che troveremo a sinistra e a destra sono uguali, o meglio, sono uguali e opposte. Così avremo dimostrato la formula, almeno in questo caso particolare. Cominciamo quindi con il calcolo della forza elettromotrice e ricordiamo che è la forza elettromotrice, la circuitazione del campo elettrico lungo il circuito. L'avevamo visto in un video precedente. E la circuitazione sappiamo che per definizione è questo integrale da farsi lungo il circuito del prodotto scalare tra il campo elettrico e i passettini che noi andiamo a fare lungo il circuito. Adesso, per calcolare la forza elettromotrice, cioè la circuitazione, è sempre necessario stabilire prima convenzionalmente qual è il verso di percorrenza del circuito, cioè il verso che consideriamo positivo per la linea chiusa che andiamo a considerare, che è il bordo del circuito. Scegliamo come verso positivo, per esempio, quello antiorario.
Quindi i passettini andremo a compierli in questo senso antiorario. Inoltre, con questa scelta, la faccia positiva della superficie che è racchiusa da questo contorno, cioè la faccia positiva della superficie del circuito, è quella rivolta in alto. Per la prima regola della mano destra, infatti, se noi mettiamo le dita della mano destra lungo il verso antiorario del circuito, il pollice ci dà il vettore superficie che è rivolto in alto. Quando andiamo a calcolare questa circuitazione, però il campo elettrico non lo troviamo in tutto il circuito, ma lo troviamo soltanto tra C e D. Infatti è lì che c'è il campo elettrico, l'abbiamo visto prima, o campo elettromotore indotto, che ha intensità V per B. Dunque, invece di fare l'integrale su tutto il circuito, perché verrebbe uguale a zero il contributo a questo integrale che proviene da questi altri tre lati del circuito, allora limitiamoci soltanto a fare il calcolo dove il campo elettrico è presente, cioè tra D e C. Quindi questo integrale, invece di farlo su tutti e quattro lati, lo facciamo soltanto tra D e C, dove il prodotto scalare tra il campo elettrico rivolto verso il basso e il passettino DL rivolto verso l'alto, questo prodotto scalare ci dà il prodotto dei moduli, quindi E per DL, per il coseno di pi greco, che è l'angolo tra questi due vettori e fa meno 1. Quindi viene meno E DL, ma E è uniforme in tutta l'asta e quindi si può portare fuori dall'integrale. Infatti ricordiamo che l'integrale è una sommatoria essenzialmente e quindi un fattore costante può essere come raccolto a fattor comune, messo in evidenza e portato fuori della somma. Quindi rimane la somma di tutti i passettini tra D e C. E la somma di questi passettini è semplicemente la lunghezza dell'asta, quindi è L. In conclusione, la forza elettromotrice l'abbiamo calcolata ed è meno E per L, ma E è V per B, quindi meno VBL. Forza elettromotrice è meno BLV. Abbiamo dunque calcolato il primo membro della legge di Faraday-Neumann-Henry e Lenz. Ora dobbiamo calcolare il secondo membro della formula e quindi il flusso magnetico, cioè del campo B, attraverso l'area del circuito. Sappiamo che questo flusso, per definizione, è dato dalla somma di tutti i prodotti scalari tra il campo B e i vari pezzettini di superficie DS. Attenzione che non devo mettere il cerchietto qua perché la superficie non è una superficie chiusa, ma è una superficie aperta, la superficie del circuito, una superficie piana, modestamente. E sappiamo anche che questa superficie è orientata verso l'alto, per come abbiamo scelto noi di orientarla convenzionalmente, e tutti i pezzettini di superficie sono come tanti piccoli francobolli DS rivolti tutti quanti verso l'alto. Siccome anche il campo B esterno era rivolto in alto, allora tutti questi prodotti scalari fanno B per DS per il coseno di 0, perché l'angolo tra B e i DS è di 0 gradi. Inoltre, il campo B era uniforme, dunque uguale in tutti i punti del circuito, e allora, come abbiamo fatto prima per il campo elettrico, che era uniforme anche lui, possiamo portare fuori B dall'integrale, che quindi rimane soltanto la somma di tutti i francobollini, cioè di tutti i pezzettini di superficie. Chiaramente la somma di tutti i pezzettini di superficie è la superficie intera, S, cioè è il prodotto dei lati LL'. Ora che abbiamo calcolato il flusso magnetico attraverso il circuito, facciamo la derivata per calcolare il secondo membro della formula di Faraday-Neumann-Henry e Lenz. Questa derivata vuol dire la rapidità di variazione di questo flusso nel tempo, ma B e L non cambiano perché B rimane costante nel tempo e L pure è questo lato qua e non cambia. L'altro lato invece cambia, il lato L' perché diventa più grande in quanto l'asta si sta spostando verso destra. E la derivata temporale del lato L' è proprio la velocità con cui questo lato, con cui l'asta si sposta, quindi è V, come indicato anche qui. La velocità con cui l'asta si sposta è la derivata rispetto al tempo della lunghezza di questo lato, quindi L punto, L' punto, L' punto. Anche qua ho dimenticato l'apice, L'. Comunque, alla fine del calcolo il risultato è BLV. Ora basta confrontare l'espressione che abbiamo ricavato per la forza elettromotrice, meno BLV, con l'espressione che abbiamo ricavato per la derivata temporale del flusso magnetico,
che è BLV. Allora vediamo che queste due espressioni sono uguali tranne il segno. Dunque la forza elettromotrice è uguale alla derivata temporale del flusso magnetico a meno del segno. E questi due, la forza elettromotrice e questa derivata, sono legati da questa relazione. L'una è uguale all'altra con il segno meno. E quindi abbiamo dimostrato la legge di Faraday, Neumann, Henry e Lenz, almeno in questo caso particolare.